Ho lavorato il primo impiego, se si può dire un impiego, in una cooperativa di giornali qui a Savona. Avevo 15 anni, appena dopo le medie, insomma. Cooperativa rivenditori giornali. E portavamo i giornali nelle edicole, alla stazione, arrivavano, smerciavano. E lì da Spino a Merana, a Merana, a Savona, tutti i giorni. Poi sono andato nell'edilizia, allora c'era il boom dell'edilizia. E allora sono andato a lavorare nei cantieri, un po' a Cairo, un po' a Savona, un po' a Albisola. Fin tanto che poi è morto mio padre, avevo 20, 24 anni, 23, 24. E allora, ma si può dire, ma un mio zio, ha detto alla figlia che era assistente sociale, adesso bisogna che le cerchiamo un posto, un po', guarda se puoi fare qualcosa nella Ferragna. Allora ne assumevano, ha fatto domanda, pochi mesi e mi hanno preso. Mi ricordo il dottor Mallarini, che era il medico della Ferragna, però era anche un dirigente, e mi ricordo che mi ha detto, le stanno assegnando un posto non indifferente, con la terza media e con un po' di bernoccolo può anche fare un po' di carriera, passando la visita in infermeria. E poi sono andato all'ufficio personale dove mi hanno dato il numero di matricola, cose lì. E allora mi è venuto a prendere il ragionier Becchini, che era il capo del magazzino prodotti allora, e mi ha detto, io sono il ragionier Becchini del magazzino prodotti, lei verrà a lavorare qui. Mi faccia vedere le mani, mi ha detto questo ragione. E io ho fatto così, lui mi ha detto le giri. Va bene, ma non so, era un sistema suo, non lo so, le vuoi capire, comunque. Allora mi ha accompagnato nel magazzino, lui aveva una bicicletta che usava internamente, una bicicletta da donna, così. E lui andava a piedi e io assieme. Sono andato lì al magazzino e di lì avanti. Eravamo andati con mia madre qualche anno prima per vedere se lui conosceva qualcuno a Ferragna, dato che era di Ferragna. Però non si è fatto niente. E allora passando avanti e indietro ho visto la Ferragna come una cosa grandiosa. Poi di Spino c'erano altri che lavoravano a Ferragna. Parlavano di uno stabilimento pulito, non come una vetreria o una Coquitalia o un Montecatini, una cosa, una fabbrica differente. E lì le spedizioni allora erano ancora un po' manuali, diciamo. C'erano delle catene, c'era un piano caricatore sotto dove i camion andavano in retromarcia, caricavano. Al primo piano c'era un salone grosso con tutte catene. Al principio della catena c'era una bilancia con una donna, una signorina, che scriveva cosa uno metteva nelle casse, perché c'erano ancora le casse di legno, con le latte saldate. Allora queste catene andavano tutte poi a finire giù al piano caricatore, e lì dividevano per ogni spedizione, e lì era un formicaio. L'ho visto qualche volta alla festa a San Luigi, perché a San Luigi, lui si chiamava Luigi Schiatti,
lui non che dava una festa, gli anziani Ferragni li invitava a un pranzo speciale, a fare così. Poi le dava le onorificenze, i premi. E allora, per noi alla mensa c'era il pranzo speciale per San Luigi, insomma, c'era anche un panettoncino, insomma. E l'ho visto qualche volta quando veniva anche a Pasqua, veniva il vescovo di Acqui a dare la comunione, chi la voleva fare. Allora radunavano tutti in un piazzale e questo ingegner Sciatti parlava, insomma, alle maestranze. Era una persona, come si dice, in gamba. Lì al primo piano c'era questa sala di spedizione, cioè c'erano gli uffici, con una trentina di impiegati, il caporeparto, il capo operaio. Poi c'era la sala pacchi, dove facevano i pacchetti piccoli, e poi c'era. Nient'altro, nient'altro, ma era. Poi i montacarichi arrivavano dai piani, mandavano giù la roba, no? La roba. Gli ordini, allora, perché poi è cambiato tutto. Allora, gli ordini arrivavano e c'erano tutte schede meccanografiche che scaricavano il materiale. Allora c'erano i controllori. Prendevano un ordine di Roppolo Torino o Maggi Savona, ad esempio, no? E poi andavano a cercare in questo mare di materiale la roba che. E poi le portavano alle catene, c'erano i capi catena, un operaio, li metteva nelle casse e intanto diceva cosa, cartoncino vero, e la signorina scriveva. Poi in fondo chiudevano le casse, c'erano le reggette a mano, poi ha messo una reggiatrice, allora era tutto a mano. Era un palazzo di 5 piani, metà era magazzino prodotti e metà era reparto G, sempre 5 piani, ma di sale scure, di stesa, di confezioni, era cinema, via. No, al primo piano c'era questa confezione, al secondo piano c'era la carta e cartoncino, al terzo piano c'era la radio e fotomeccanica, non fare così. Al quarto piano c'era cinema, tutti scatoloni, tutte sale piene di scatoloni impilati. Al quinto piano c'era la falegnameria, delle macchine che assemblavano le casse. Le casse arrivavano già semi lavorate, no? Impacchettate. E loro lì, a seconda e lì i montacarichi avanti e indietro, liti per avere il montacarichi. E in ogni sala c'era la radio, la foto, poi. Al quarto piano c'era anche la pubblicità, che io poi, il primo lavoro proprio, sono andato lì alla spedizione della pubblicità. È capitato un disastro perché era nevicato, e allora c'era un mucchio di neve, no? Sopra. Per farla sciogliere questa neve, non so se i pompieri o qualcuno con degli idranti per farla sciogliere, ma la struttura non ha retto, è collassata. La Ferragni è rimasta senza imballi E allora quel poco che c'era di buono l'hanno portato nel magazzino nuovo che era quasi appena finito, dovevamo andare noi. Invece ci è andato questo magazzino in balli. Non si è fatto male a nessuno, però un disastro.
Vabbè. Poi questo magazzino in Bali è venuto al nostro posto e noi siamo andati in quello nuovo, questo qui che adesso c'è la Cartier, cosa c'è? Quando ero a Spigno partivo dalla stazione di Spigno, però andavo in bicicletta da Spigno alla stazione che sono 2 chilometri, perché è lontano dal paese. Lasciavo lì la bicicletta, prendevo il treno alle 6, 6 e mezza circa, poi era già pieno di gente di Monbaldone, Montechiaro, di Ponti, Bistagno, che venivano a Ferragna, poi noi pochi di Merana, quelli di Spigno, poi Piana, Cairo lì, e poi a Ferragna un mare di gente via, e tutti verso quel viale che. E lì si incominciava alle 8, o le 8 meno 5, o le 8 meno un quarto, così. Fischia il fischio della sirena. Al principio, quando non era ancora 3M, spedivamo solo roba solo materiale Ferragna, prodotti chimici, fotomeccanica, radio, foto, nastri magnetici, che poi l'hanno portata a Caserta, mi pare, nastri magnetici, e lì era tutta, insomma, ma rispetto alla 3M era una cosa un po' ridotta, perché poi con la 3M, tutto il materiale 3M, c'era materiale per le auto, tutta la colla, le carte a vetro, tutta roba abrasiva. 3M vuol dire Minnesota Mining Manufacturing. Era nata nel Minnesota, St. Paul, come una cosa mineraria, poi hanno fatto la cosa abrasiva, e di lì si è sviluppata. Perché poi arrivavano i camion delle materie prime, i prodotti chimici, il solfato, il solfito, questa roba lì. Poi c'era non so se era una dipendenza Ferragna o una rappresentanza, vicino a Parigi, Rueil Malmaison. E lì quasi tutti i giorni un camion o due di materiale. Andava, poi quelli che arrivavano dalla Lombardia, dai tutti i prodotti chimici, perché era una fabbrica chimica. Poi l'argento, arrivava al reparto argento. È quella pellicola che viene spalmata sulla pellicola, no? È quella che rimane impressa la fotografia. Facevano nitrato d'argento. E lì arrivavano dei vagoni d'argento o dei camion, dei tir pieni di lingotti d'argento, con guardie, con armate, tutto in. C'era uno che dubitavano che, ma lavorava, prima era in un altro posto, poi è andato a lavorare al reparto argento e lì era controllato come fosse un'oreficeria a Valenza uguale e hanno capito che mancava un po' di peso, ma poco, poco, ma insomma. E hanno fatto tanto che l'hanno beccato. Sa come lo portava via? Un lingottino d'argento nel pentolino. Sa quel pentolino che si porta per mangiare a mezzogiorno, no? Ma mangiava, e poi buttava un tocco d'argento lì e si buttava qua. Perché nel pentolino, quando è vuoto, ci sta un bel. Poi l'argento l'hanno beccato. Poi hanno beccato due che portavano via ai bei camion della fotomeccanica, che sarebbe quella che
quelle pellicole per fare scatole, quelle cose lì. E lì poi la vendevano, la facevano fondere e recuperavano l'argento. Anche se lì. Però grandi rapine, no. C'era una vigilanza, insomma, proprio interna. C'erano i guardiani, vigilanza. Eravamo impiegati e operai. Ultimamente, ma anche prima, c'erano gli spogliatoi degli impiegati e gli spogliatoi degli operai. Quello degli impiegati c'erano maschi e femmine. Quelli degli operai c'erano solo uomini, allora ce n'era solo uno. Eravamo più di 100, sì. Subito dell'imballaggio lì al primo piano, in quel salone dove. E poi la pubblicità. La pubblicità arrivava con dei camion da Milano, o dalle cartiere, da chi la faceva fare. C'erano quei rulli Ferragna e Ferragna Colo, sai quei rulli di latta? Le mettevano fuori dagli studi fotografici. C'erano delle donnine P30, donnine Ferragna Color, diffusori, posacenere, poi c'erano opuscoli, insomma lì. E poi c'erano gli ordini di spedizione, c'erano gli agenti in tutta Italia che facevano gli ordini, li mandavano a Ferragna e noi spedivamo, ad esempio, 10 posacenere, bandierine Ferragna Color, una donnina P30, un diffusore da 80 e lì spedivamo. In più l'estero, pubblicità anche all'estero, in tutto il mondo. Un giorno è arrivato, il nostro capo era il signor Siccardi, il primo capo. Era uno qui di Savona. È arrivato con un signore di Milano. Buongiorno, buongiorno, sottore. Si ricorda mica lei di una spedizione di un diffusore, un cassone, un qualcosa? O dove l'abbiamo? E io ho detto, ma un cassone, perché teneva un metacamion, no? Tra imballo e tutto. E io ho detto sì, mi ricordo che c'era un ordine che andava in Nuova Caledonia e di là dall'Australia addirittura. Questo qui dice, ma lei scherza, questo qui lo dobbiamo mandare, non so dove. Allora io segnavo le spedizioni col numero e tutto, mando Ughi, no, no, Noumea, Novelle Caledonia, una fare così. Oh, questo qui disperato, perché solo d'imballo costava un mucchio di soldi allora. Questo signor Sicardi mi ha detto, sa cosa le dico? Lei oggi ci è stata di un'utilità, come dire. Io ho detto, ma ho fatto solo il mio lavoro e basta. Noi eravamo non del magazzino là dove ci sono tutti i piani, ma in una ex autorimessa, che ai tempi d'oro della Ferragna, di Schiatti o anche prima, i dirigenti, i dottori, mettevano le auto nell'autorimessa, non come adesso che c'era il parcheggio con 2.000 macchine, mettevano lì, però pian piano l'hanno messa fuori e allora lì la pubblicità la facevamo lì. È arrivato un camion di macchine. Macchine mediche, no? E io le scaricavo una per volta, pian piano, no? Questo signore era fatto un cassone fatto con delle liste. Con le forche del muletto, io le prendevo a basso, perché si passava sotto una specie di archivolto che il muletto aveva il castello alto.
Questo signor Sicardi, buon'anima perché sarà morto, dice: bisogna fare alla svelta, lei va troppo piano, mi dia qua. È salito su quel muletto e ha posato lì. Poi aveva un vestito blu, proprio era tutto sempre un. Per capire. È andato là, ha preso dal camion questa macchina, come le altre, invece di prenderla sotto. L'ha presa la lista sopra. Allora il carrello è rimasto più alto. E quello che era con me ha detto: ma Utuca, Utuca, tocca, tocca lassù. Io ci ho detto: se tocca, tocca. Allora è arrivato lì, boom! Ha dato un colpo col carrello in questo trave. La macchina è andata là, in tastocchi, è sceso col vestito blu, udiva. Sono arrabbiato, ma lei lo sapeva e gli cosa io non sapevo niente, io sono già passato 10-12 volte e non ho mai toccato. Via, è andato. La fa una figura. I camion interni, no? Che portavano i prodotti chimici dai tannini, sa cosa, i tannini. Lo chiamano i tannini perché una volta facevano l'acido tannico col castagno. Adesso facevano i prodotti chimici, portava i pallet dal reparto a noi, veniva indietro, marcia indietro a Ramblè, e allora scaricavano, no? Scaricavano. Un nostro collega ha inventato. Ha cercato di inventare una cosa da fare più svelto che il carrello, no? Ha messo una di quelle catene coi rulli per terra. E poi col carrello agganciava le sei pedane che erano. E le tirava queste qui, don, 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 venivano a finire tutte e sei su quei rulli e il camion ripartiva. Una volta, due, tre, questo gancio che agganciava il principio di lì si è staccato, rotto, questo qui. Intanto eravamo sempre due o tre che tenevamo queste palette lì. Questo qui, poc, si è picchiato nella testa, gliel'ha aperta in due. Non è morto. Allora era coricato là, in terra, con il signor Larghi, aveva una giacca, gliela ha messa sotto la testa. E questo qui diceva: mi son fatto male. Ma no, che non è niente. E allora la testa, è arrivato il dottore, no? Ci faceva così, ci uscivano come delle bolle d'aria. Vabbè, l'Enel morto io. È guarito, guarito. Ci hanno fatto una calotta di argento, una fare così. Però è venuto a lavorare di nuovo, ma è obbligato a portare il casco. Allora, ho lavorato ancora qualche tempo poi. Il calendarium e la sala calda era per la radio, principalmente. Arrivava dal reparto con quei mezzi, una specie di vagonetti, no? Per strada, eh? Poi saliva al terzo piano con il montacarichi, poi la prendevamo con un carrello che, con delle pedane che si alzano tanto così, e la mettevamo nella sala calda. Entrando c'era un soffoco perché era un 30 gradi, ma anche di più. E lì stava un giorno, due, non lo so, 24 ore. E poi la levavamo per fare il posto a quella che arrivava. Forse al reparto G non lo avevano la sala calda, non so. L'emulsione, si stabilizzava, io non lo so perché lì è chimica, maturava, via. La mensa era immensa, vuol dire vastissima.
ce n'era una fuori e una interna. In quella interna più o meno un 200 persone, ma più che meno. E quella fuori di più, anche un 300-400. Poi c'era una mensa impiegati e poi c'era una mensa particolare per i dirigenti. Ma era fuori, vicino all'autorimessa, lungo il viale. Adesso la cena di Natale però il normale, nell'orario normale, non tanto perché non si può, non c'è il tempo materiale. Invece dalle 6 alle 2, dalle 2 alle 10, ma si faceva quando c'erano dalle 2 alle 10, alle 9, ma non tutti i sabati, non diciamo Natale, quando qualcuno andava in pensione. Che offriva da bere a tutti. Allora, un'oretta si passava così, tutti portavano qualcosa. Non era perché, come regola, non c'era di. La gente andava a fumare, andava a fare merenda, andava. Ma come contratto di lavoro c'erano i 20 minuti di pausa a mezzogiorno e basta. Era una famiglia, come diceva il signor Francia. Il magazzino prodotti è una famiglia. Che cosa non diva? È bastordi. Vabbè. No, no. Il signor Francia poi è andato una. Non un'impresa, una ditta di sdoganamento. Sdoganava i prodotti. A Cairo, lui e i figli ha messo su questo affare lì. Allora è venuto un altro. Diciamo con un po' di terza media, qualche parola di inglese, ma ho messo questa pubblicità, fare un indirizzo con la macchina. E di lì avanti, pian piano. Più che entrare giovani, ho visto andare via quelli vecchi. Sono stato uno dei fortunati a vedere com'è il lavoro in giro oggi. Noi siamo stati bene per 30 anni. La sicurezza, la serietà. No, no, no. Io posso ringraziare finché campo la Ferragna. C'erano le colonie estive. Un po' ha partecipato anche la figlia, il figlio non ci è voluto stare, tutto una puttana a Spotorno. C'era un'infermeria, uno aveva bisogno di fare una cura di iniezioni, roba di denti, roba di radiografie, c'era tutto. È stata proprio come a Siena, adesso no. Era la banca dei Paschi di Siena. Per i senesi era una mamma, era scritta in un giornale. Adesso è di una matrigna. E la Ferragna poi si è disciolta, hanno portato un po' in Argentina, le stese, un po' in India, un po' in Zampa, l'hanno lasciata andare. È già un po' che non passo più. Hanno detto che hanno buttato giù un mucchio di capannoni. A noi ci è andata bene, perché quelli di adesso hanno provato a fare i pannelli solari, hanno provato a fare tutti i fallimenti. È capitato che un tempo, ultimamente, regalavano, davano 2 anni di stipendio lordo a chi se ne andava, se aveva raggiunto i limiti di età, si poteva stare ancora un anno o due, non c'erano le finestre di adesso.
Oppure, se mancava qualche mese come me, me li andavo a fare da un'altra parte, prendevo questi 2 anni di stipendio. E allora ho fatto così. Me ne sono andato. E ho insegnato a un ragazzo di Malle quel poco che sapevo. Ma non facevo più la pubblicità, facevo le spedizioni per l'estero. Però tutti quelli che erano lì, che io quando sono entrato avevo 23-24 anni, adesso non c'è quasi più nessuno. Sono tutti andati. Il figlio nostro, se volevo, se lui voleva o avesse voluto, entrava al mio posto. Io non prendevo i 2 anni, ma quasi mi era più caro. Non ha voluto, ero uno. È andato a fare il camionista, lo fa ancora adesso. Ogni tanto ne vedo qualcuno, qualche impiegata a Cairo, sì. Il ragionier Spotorno. E anche il ragionier Becchini, quello che mi è venuto a prendere con la bicicletta, uno di questi anni l'ho visto. Eravamo a mangiare ai porri di Dego, non sa dov'è, da Rosina. L'ho visto lì, dopo 30 anni.